Questa notte all'alba i carabinieri di Palermo hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nei confronti di due imprenditori di Bolognetta, accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, di estorsione, di illecita concorrenza con violenza e minaccia, di falso e di autoriciclaggio. Le indagini sono state condotte da un pool di magistrati e sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri tra il 2018 e il 2020, corroborate anche dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e da vari documenti la cui acquisizione è ancora in corso di perfezionamento in queste ore. Oltre ai provvedimenti di fermo, i carabinieri di Misilmeri hanno anche eseguito un sequestro preventivo con un ammontare complessivo di 4 milioni di euro. Secondo l'impianto accusatorio, i due imprenditori si sono avvantaggiati della vicinanza con i vertici della famiglia mafiosa di Bolognetta e anche con i vertici del mandamento di Misilmeri per Monte Mezzagno, così acquisendo il monopolio del settore dell'edilizia e delle onoranze funebri in quel centro e infiltrando altresì la locale amministrazione pubblica.